Presidente, partiamo da un dato qualitativo, forse soggettivo, ma a parere di molti, insomma, condiviso e condivisibile. Miglior Lanciano dell'anno oggi contro il Penne. Sì, una buona gara, il miglior Lanciano dell'anno, si deve ancora vedere il miglior Lanciano dell'anno. Ci sta ancora tantissimo da lavorare da parte del mister Di Pasquale, che comunque oggi gli va i complimenti perché è una partita tirata, un Penne che aveva 10 punti come noi, è stata ben giocata, abbiamo fatto gol quando abbiamo voluto e questo significa grande spessore dei ragazzi, quindi mi fa molto piacere di come si sono applicati per tutti i 90 minuti. Ecco Presidente, 90 minuti, Lanciano non subisce gol, era successo anche contro Langizia Lugo, lì forse aveva concesso qualcosa in più, mi viene in mente quella traversa, oggi anche il pacchetto arretrato è andato bene. Ma io non faccio i complimenti solo alla difesa, faccio i complimenti dal reparto, diciamo, offensivo, perché Gagnoli si è fatto un mazzo, non so se l'avete notato oggi. Gli esterni hanno rincorso, centrocampo hanno lottato su tutti i palloni, quindi esce pure più facile che la difesa faccia il suo giusto percorso. Quindi complimenti comunque pure a Lucarino, complimenti al capitano, altrettanto bravi gli esterni bassi sia a destra che a sinistra. Quindi posso dire che è stata una partita intensa, in fase di non possesso abbiamo aggredito, è quello che ci serve per fare il Lanciano. Ecco Presidente, settimana che non finisce mai perché mercoledì c'è la Coppa, lo sappiamo, il Lanciano ci tiene anche a fare bella figura in Coppa. Ma il Lanciano ci tiene per la figura fa in Coppa, di certo ci tiene, però quello che devo dire è che mercoledì siamo un po' corti, speriamo di recuperare qualche infortunato, speriamo di mettere la migliore formazione e giocarcela, perché fare una partita importante anche in Coppa significa che il Lanciano va. A proposito di singoli e di miglioramenti, Sardella e Denis Di Rocco, che sono scesi in campo, sono stati, tra l'altro Sardella decisivo, su Di Rocco si punta molto. Ma su Di Rocco è stata una mia scommessa, speriamo di vincerlo, ci sta ancora tantissimo da lavorare su Di Rocco, però quello che posso dire è che sulla strada giusta. Posso dire invece per Lollo Sardella, che è stato recuperato a livello fisico, oggi avete visto per quel quarto d'ora che è stato in campo, ha fatto un paio di tiri in porta, uno è valso il terzo gol fatto da Miccichè, quindi sono ben felice per Lollo, ma sono felice altrettanto anche per tutti i ragazzi che sono subentrati alla fine. Ricordiamoci che abbiamo messo pure un 2001 come esterno basso, ricordiamoci che abbiamo sostituito anche l'esterno basso destro, sono tutti ragazzi fuori quota che sanno quello che devono fare, non solo in fase di non possesso ma anche in fase di possesso. Questa è una bellissima cosa, significa che si lavora per l'organizzazione di gioco e non solo per difendere.